Eccoci qua, buongiorno a tutto il mondo e a tutti quelli che mi seguono. Oggi vorrei parlare di un aspetto lavorativo. Allora, ci sono lavori che ci piacciono e lavori che non ci piacciono. Che cosa significa? Significa, stiamo parlando di allungamenti capelli. Ci sono tanti parrucchieri che non piace l'allungamento dei capelli e mi piacerebbe scoprire insieme a voi le motivazioni di una persona che rifiuta un certo tipo di lavoro che gli compete come disciplina. Quindi io mi ricordo quando ho cominciato a fare delle acconciature da sposa, si aveva molta paura perché non conoscevi, non avevi un repertorio di acconciature per proporre alla cliente. Quindi ogni volta c'era un panico generale. Stiamo parlando sempre quando si inizia a lavorare, a prendere questa professione fantastica che ti dà tante soddisfazioni. E quindi mi ricordo che quando ho fatto anche corsi di acconciatura da sposa, perché negli anni 90 mi ero appassionato e ne facevo 300 all'anno di spose, veramente tante spose e tanta esperienza. E avevo anche tanti collaboratori intorno a me che da un approccio vergognoso a un'indipendenza fantastica per sicurezza della proposta, perché ogni volta che uno propone un qualche cosa sicuramente c'è stato un sperimentare, un laboratorio di ricerca, prova, riprova, arrivare a trovare qualche forma espressiva che possa piacere. Facevamo decine e decine di servizi fotografici e quelli delle spose che erano, e noi ci ponevamo un mollettone per stringere questi vestiti, ma anche i capelli. E io me ne ricordo uno in particolare che non avevamo tempo e ho preso questi capelli che erano bellissimi, mossi, l'ho crocchiati, ci ho messo un mollettone e l'ho lasciato. Fotografo, 30 secondi. Beh, vi garantisco, quella fotografia, a parte il fatto, fu di copertina di questa rivista, ma poi decine e decine di spose non sapevano che quel movimento era stato fatto a fortuna di aver posto un mollettone per dare quell'emozione a quell'attimo della fotografia. Bisogna crederci sulle cose, perché se non ci credi non sperimenterai mai. Quindi a tutti quei parrucchieri che non piace, o perché hanno paura, o perché... Quindi uno si può appassionare su tecnica, su due, anche su tre, e poi miscelarle e proporle al momento giusto, alla persona giusta, ai capelli giusti, all'atteggiamento giusto, quello che noi andiamo a realizzare. E proprio per questo, nel momento che tu hai questa sensazione di sicurezza, avrai più successo nella proposta moda. Oggi ho pubblicato una proposta moda per un vezzo, 10 ciocche. Dice, che sono 10 ciocche? E proprio per questo vi faccio vedere l'immagine. Eccola qua. Bene, avete visto? Quello è un effetto di 5 ciocche a questa altezza per lato su un taglio paro, e la
persona che lo indossa come vezzo che nel momento che ha bisogno di ma sedurre una persona che sta instaurando un dialogo importante a lei, anche il linguaggio del corpo fa la differenza. Quindi con un linguaggio del corpo, un movimento a caso, scopre questo colore scintillante che dà piacere a vederlo. Bene, mi sono dilungato un pochino, oggi volevo raccontarvi questa esperienza di parziale e consiglio sempre ai parrucchieri e integrare questo aggettivo che è l'extension e vi aspetto alle prossime puntate, parleremo sempre del più e del meno. Ciao, grazie, seguite il canale YouTube, cliccate sulla campanella e così sarete sempre aggiornati di Estensore Point, porte aperte alla Extension. È un'iniziativa che stiamo realizzando con i nostri 5 partner e sta funzionando bene perché sta arrivando tanta gente interessata a capelli da indossare. Oggi ciao. Vorrei parlare con voi di tessiture dei capelli. Queste dirette che sto realizzando ancora non sono pubblicizzate proprio perché andiamo giorno per giorno a raccontare quello che facciamo durante la settimana. E questa settimana è stata molto interessante perché ci sono stati tantissimi lavori come la mia amica Patrizia Montechiari che ha realizzato un'estensione con capelli della cliente stessa e ha realizzato un infoltimento, ma ne parleremo più avanti. Allora, nella descrizione giù in basso c'è un link dove potete partecipare in diretta in questo momento insieme a me e parlare di tessiture se siete d'accordo. È semplicissimo, basta avere un telefonino, un tablet, un PC e con il link, nel momento che cliccate nel link, vi chiederà nome e cognome, scendete la tendina e entrate e io vi farò entrare direttamente nella discussione di oggi che parliamo di tessiture per capelli che stanno andando molto molto bene, però è anche vero che possiamo incontrare difficoltà. Io adesso nella pagina, eccoci qua, siamo dentro la pagina di Estensore Group dove io metto dei filmati dei lavori che vengono realizzati in vivo. Che cosa significa? Promuovere è la parola fondamentale per fare estensioni dentro un negozio di parrucchieri. I 10 aggettivi, aggiungiamoci ai extension e il gioco è fatto. Però bisogna farlo tutti i giorni e bisogna sempre prepararsi. Ok, allora cambiando la pagina un attimo, scendo leggermente prima di parlare di altre cose. Guardate che bello che sono dietro la E di estensore e poi quello ne parleremo e vorrei parlare di questo lavoro. Questo è un attimo di relax prima dello spot, capelli lunghi 60 centimetri, eccolo qua che si è bloccato, con molta serenità in un negozio partner di Rosi Franco, via Palmiro Togliatti, abbiamo realizzato questa estensione con 100 ciocche per allungare e infoltire i capelli. Fantastico, eccolo qua e rivediamo, stiamo andando in diretta,
Eccoci qua, abbiamo fermato, ritorno a me un attimo, ancora non c'è nessuno, sicuramente un sacco di parrucchieri la mattina del lunedì, non è che si studia. Noi proviamo a studiare e a capire certi fenomeni che succedono. Allora, su questo caso specifico di allungamento dei capelli, abbiamo montato tre fasce, un totale di 1,30 m per 100 grammi di capelli, e sono state prese delle misure specifiche perché il caso è molto particolare. Aveva solamente due tessiture da orecchio a orecchio, 2 cm in avanti dell'orecchio portandolo indietro, e poi ce n'era un'altra un po' più bassa sotto l'orecchio in questo punto qua. Io ne ho realizzata un'altra ancora da 24 centimetri. I capelli della cliente che aveva fatto da poco questo allungamento di capelli, eccoli qua, che io ho legato in modo che possa lavorarci. Sono capelli mossi, però la cosa importante che diceva questa cliente, che li sentiva un po' aridi, non ci si trovava, perché già aveva avuto esperienza con altre estensioni di capelli, e io ho proposto alla cliente, ho detto: me li dai questi capelli, che così vedo un attimo che cosa hanno, perché a vederli sembrano fantastici. In effetti è un'ondulazione ossea. Questa è la cosa importante, l'interpretazione è: se la cliente vuole i capelli lisci, dovete trovare i capelli lisci, non potete montare un'estensione con capelli mossi, creerete problemi alla cliente, quindi perderete la cliente e andrà da qualcun altro a farsi allungamento dei capelli. Ma ancora di più, come facciamo a capire se sono capelli veri, sintetici? Sì, proprio capelli sintetici, ragazzi, dovete stare molto attenti, e una delle prove che si possono realizzare è un accendino, prendere un capello alla volta e dargli fuoco, ok? E andare a sentire che odore dà. Questo dà odore di plastica. Ne andiamo a prendere un altro, proviamo, perché ci vuole un po' di pazienza. Ne prendiamo un altro e eccolo qua, e questa è gallina. Allora, il capello gallina prende fuoco molto più rapidamente e dà subito l'essenza del capello. L'altra ci mette un pochino di più per bruciarsi, ma dà un sapore aspro di plastica bruciata. Quindi non è che al 100% sono tutti quanti sintetici, ma ci potrebbe essere una quantità, in base al produttore che l'ha realizzata, per abbassare il costo dei capelli. Quindi diffidate sempre da un prezzo eccessivamente basso e fidatevi degli importatori qualificati per questa extension. Eccola qua. Poi, per chi vorrebbe saperne di più, questo è un bel campione per portarlo in accademia, per vedere dove ci possono essere degli inghippi. Poi, sempre parlando di estensione capelli, adesso vi faccio vedere come estensore lavora le varie tessiture. Questo è artigianato, tutto a mano, eccetera. Questi sono dei capelli thailandesi che hanno ondulazione 2, ma se noi adesso io qui vado a aprire
che cerco sempre di mantenere dei capelli in ordine, perché quando li presentate alla cliente devono stare in ordine, morbidi, sposi, pettinati. Non mi presentate con dei capelli arruffati, già quello avete perso la vostra vendita. Allora, questo qui, eccoci qua, è un'estensione lavorata a mano, doppia, sono delle asole, perché quando noi montiamo questa estensione dei capelli, adesso la montiamo con i connettori, quello che avete visto sullo spot, ve lo rimando un attimo, così almeno possiamo riconoscere. Allora, eccolo qua, eccolo qua. Abbiamo l'immagine fotografica. Allora, in questo caso specifico abbiamo montato dei connettori, uno attaccato all'altro. Poi nella formazione, quella che facciamo nei corsi, andremo un po' più nel dettaglio. Per poi aprire la tessitura, vediamo un po' se riesco a prendere, eccola qua, perfetto. Ok, dopo che abbiamo posizionato dei connettori, possiamo, in questo punto dove sta l'asola, possiamo tirar fuori due piccole ciocche dove fermeremo il connettore. Allora, siccome c'è tutto un protocollo che spero al più presto di farvelo vedere anche qui nel gruppo privato, per come viene lavorato, allora nel momento che io ho messo tutti quanti i connettori, porterò giù i capelli per cucire l'estensione, ma in questo caso qua non l'ho fatto, non l'ho fatto vedere, però facciamo vedere tante cose, ma non eccessivamente tutto. Eccoci qua. Allora, nel momento, vedete, vi voglio far vedere che queste servono solamente per dare quella forma. I connettori che abbiamo montato sulla radice poi devono essere cuciti tra lo spazio sopra il connettore e il cotone, e qui ci vuole un ago concavo come i tappezzieri. Ce ne sono di varie misure, ci sono anche i fili di vari spessori. Consiglio di non montare le corde perché è sempre una questione di volumi, e ci sono dei fili ben precisi che ci aiutano a fare questo. Sto andando in diretta, se qualche collega del gruppo è connesso, si può connettere direttamente anche dal cellulare con il link che è scritto in descrizione, così vediamo un po' di rompere il ghiaccio con la formazione che andiamo a realizzare online. In questo caso ogni tanto, non sempre, perché fortunatamente la comunicazione che stiamo realizzando con i centri estensore Point sta cominciando a funzionare. Nei centri estensore Point ho trovato dei referenti che sono dei giovani, dove Calori Group se li affilia per farli crescere e farli diventare degli estensori professionisti nella zona di pertinenza. Quindi oggi è stato molto interessante cominciare a scoprire qualche cosa, e ho quel piccolo lavoro, ma non è tanto piccolo, ma è di Patrizio Montechiari,
che stiamo cercando di fare una diretta, però è anche vero che o il parrucchiere lavora solamente con i capelli e quindi non comunica, ma lo comunica solamente dentro il negozio di parrucchieria, ma lo può anche comunicare in tutto il mondo. A volte ci sono delle potenzialità, siamo distratti, non ce ne accorgiamo. Dobbiamo promuovere, promuovere, promuovere. Anche questo video che io sto facendo con voi, sto promuovendo l'estensione dei capelli, perché se vi do un'opportunità di argomentazioni, se tu hai delle argomentazioni valide, c'hai sempre ragione da un punto di vista della clientela. Quindi bisogna sempre prepararsi, prepararsi, prepararsi per promuovere, promuovere, promuovere. Non finirò mai di raccontare questa storia. Quindi, per i colleghi che vorrebbero essere intervistati per la loro esperienza, o colleghi che fanno dei lavori, delle fotografie, dei piccoli video, Sensore Group vi aiuta a promuovere realizzando un video promozionale per Porte Aperte Extension. Porte Aperte Extension, se voi andate nel portale gallori.it, i centri point, leggerete i vostri 5 in questo momento partner che hanno deciso di diventare appassionati sull'allungamento di capelli. Quindi dobbiamo togliere la vergogna di entrare in una discussione di parrucchieri dove la differenza dell'allungamento dei capelli può fare anche la differenza del 50% dell'incasso annuale. Se non ne parliamo, abbiamo buttato al cestino quel 5% che potremmo averlo in tasca o sfruttarlo per crescere ancora di più. Oggi fortunatamente il governo per le partite IVA a 5 anni dai 65.000 euro l'ha portato a 100.000 euro, pagando, anzi guadagnando l'11,8%. Quindi facciamo anche servizi un po' più importanti per aiutarci in questo momento di crisi economica, dove un servizio più innovativo fa la differenza. Allora, per chi vorrebbe partecipare a una diretta qui nel gruppo Callori Group Academy, contattatemi. Se avete qualcosa da raccontare sull'allungamento dei capelli, potete anche farlo voi e postarlo direttamente dentro il gruppo. Ma per chi tecnologicamente non è ancora preparato, io vi insegnerò come fare questi video, come montarli, come promuoverli sistematicamente, non uno ogni anno che non funziona, raccontarvi sia nel gruppo Point Estensore Group con i miei strumenti, dal sito alle pagine dove al canale di YouTube. Però stamattina già abbiamo saputo un paio di segreti, come fare a tanare sia un'estensione tessitura sia sintetica e sia naturale, e il modo di approcciarsi con la tessitura, perché la tessitura quando arriva non è che arriva già fatta, tu artigiano la devi personalizzare come un vestito personalizzato in base alle esigenze della persona stessa. Però vi ripeto, vi invito nei corsi Estensore Group Point. Ripeto, sono tre giornate di 8 ore dove impareremo tantissime cose, dove c'è un supporto di Telegram, WhatsApp per le varie esigenze, e per quei giovani che hanno iniziato
faremo il lavoro anche insieme per imparare sul campo, essendo sicuri di riuscire nell'intento di accontentare la cliente stessa. Interessante, parlavamo sempre di moda, tendenze e creatività, e vi auguro buon lunedì a tutti. Per quelli che non hanno potuto vedere la diretta, la vedranno in differita. Aspetto vostre notizie, mandatemi foto, video dei vostri lavori, perché sennò il business dell'extension non parte. Bene, grazie e ciao.